È arrivata la decisione definitiva da Palazzo San Francesco, sede del municipio di Isernia. Il primo cittadino Piero Castrataro ha preso la decisione di estromettere dalla giunta Francesca Scarabeo, accusata, sembra, di gestione accentratrice e poco trasparente della cosa pubblica da parte del sindaco. È stata una decisione sofferta, sono veramente dispiaciuto. Ringrazio la dottoressa Scarabeo e so che continuerà quella battaglia per la sanità che ha sempre fatto e noi la continueremo. Al tempo stesso quello che è successo nei giorni scorsi non può essere accantonato come un caso. Nel momento in cui si fanno delle insinuazioni è giusto che si diano delle prove di un eventuale, diciamo, sgambetto oppure ostacolo che il sindaco può rappresentare. Io dico che se lavoriamo assieme per un obiettivo lo dobbiamo fare confrontandoci, è mancato il confronto, al tempo stesso in una giunta non ci può essere sfiducia tra il sindaco e gli assessori e quindi è la naturale conseguenza di quello che è successo. La Scarabeo doveva frequentare di più i palazzi e gli uffici comunali perché c'è talmente tanto da fare in questo posto che il fare avrebbe portato via i sospetti. È proprio frequentando questo posto che ci si rende conto di come tante persone, assessori ma anche consiglieri, stanno lavorando per la città di Isernia. Io ne sono fiero. La Scarabeo ha fatto delle cose, le ha fatte bene, ha continuato la sua battaglia per la sanità. La delega diciamo, della dottoressa Scarabeo torna a me e chiaramente vedremo quella del nuovo assessore quali saranno. Io credo che la città debba giudicare il sindaco, la giunta, l'amministrazione dei fatti, solo su quello. Se in 5 anni le cose vengono fatte bene, se no si va a casa.